Buonasera, benvenuti anche quest'oggi per un 30 minuti di Vignasa. Io mi setto anche la chat nel mentre che vi state collegando, così sono prontissima per vedere anche tutto ciò che mi vorrete scrivere. E questa sera andiamo ad esplorare un po' di movimenti, di asana, di posizioni, chiamatele come volete, che io amo. Quindi faremo una pratica un po' incentrata su quello che piace a me, diciamo. È stato il mio compleanno qualche giorno fa e quindi ho pensato di fare un bel regalo a me e a tutti voi nel praticare insieme. Buona pratica a tutti, come dice Spazio Aries. E quindi se siete pronti, ci portiamo sul tappetino. Ok, ci sediamo, io vi metto qui e inizia semplicemente trovando una posizione comoda. Può essere seduto a gambe incrociate come sono io, ma se sei più comodo in qualsiasi altra posizione, magari con le gambe un pochino più chiuse, un pochino più aperte, o in qualsiasi altro modo, sentiti libero di prendere quel modo diverso. L'idea qui è davvero di trovare un punto in cui puoi rimanere comodo e in cui non hai nessun altro pensiero se non magari chiudere un momento gli occhi e portare l'attenzione al respiro. Se ti aiuta, puoi iniziare ad ondolare un po' a destra, un po' a sinistra. Così magari da trovare un punto centrale in cui fermarti per qualche respiro. Prova a rendere il tuo respiro lungo e profondo. Inspiri profondo. Ed espiri profondo, lasci andare. Fai un grande inspiro, solleva entrambe le braccia verso il cielo, al centro i palmi si toccano ed espirando li porti al centro del petto, posizione di preghiera. Fai un grande inspiro qui ed espirando quando ti senti pronto, delicatamente apri i tuoi occhi. Ancora un grande inspiro, le braccia salgono e espirando ruoto da un lato, lentamente, piccola torsione. Ancora inspiro centro e ruoto dall'altra parte. Lascio cadere le braccia ai lati, una mano al ginocchio, una mano che ti sostiene dietro. E ancora inspiri su ed espirando questa volta cammini in avanti, magari qua va bene o magari vuoi stenderti un pochino di più. Lentamente ritorni indietro. Le mani si trovano dietro, fai un grande inspiro, apri il petto, magari se vuoi sollevi anche il bacino. Ed espirando lentamente, ritorni al centro. E per un momento ancora rimani, ritrova quel senso di calma che hai richiamato all'inizio della lezione. E da qui, quando ti senti pronto, ti sporgi da un lato e ti porti lentamente in una posizione di quadrupedia. Ciao Amalia, prontissima, brava. Iniziamo a fare dei piccoli movimenti con il nostro corpo. Magari partiamo piccoli e poi man mano li facciamo diventare sempre più grandi. Vogliamo andare a salutare ogni parte della schiena, ogni parte del nostro corpo. Se vuoi le mani rimangono ferme, ma puoi anche camminarle. Portarle da un lato, portarle dall'altro. E anche le ginocchia si possono muovere, andando a trovare una base per sostenerti al meglio. Se vuoi, magari chiudi gli occhi. E lentamente da qui, quando hai finito di esplorare, ti riporti al centro e ti riporti in una quadrupedia con una base stabile. Se vuoi, le mani sotto le spalle o anche un pochino aperte di più, le ginocchia sotto le anche o se ti trovi più stabile anche aperte un pochino di più. Da qui col prossimo inspiro punti i piedi e lentamente
Sollevi il bacino verso l'alto e trovi il tuo primo cane a faccia in giù. Aggiusta un attimo la posizione, se vuoi muovi magari le anche da un lato o dall'altro, ammorbidendo un ginocchio, ammorbidendo l'altro. Crei lentamente spazio. Lascia andare la testa, prova a rilassarla qua. E con il prossimo inspiro sollevi entrambe le punte ed espirando, provi a lasciare cadere i talloni indietro. Ancora inspiro, ti sollevi. Espirando, ammorbidisci indietro. Ultimo inspiro, ti porti sulle punte. Espirando, ammorbidisci indietro. Da qua mento al petto, ginocchia morbide, srotoli in avanti nella panca. Se serve, cammini con le mani in avanti per creare un pochino più di spazio. Inizia ad ammorbidirti un momento qui. Quando ti senti pronto, porti peso a destra, inspiro panca laterale, apro e ritorno al centro e poi vado dall'altra parte, porto peso a sinistra, inspiro panca laterale. Ed espirando ritorno al centro, lascio cadere le ginocchia, lascio affondare il bacino e mi apro piano piano qui. Se qui la schiena parla un po' troppo, mi porto un pochino più basso, apro la parte alta del petto. Scegli tu, fai un grande inspiro, apri 1 cm di più ed espirando ammorbidisci, premi le mani al tappetino e ti porti per un momento in balasana, posizione del bambino. Col prossimo inspiro di nuovo quadrupedi, appunti i piedi e risollevi il bacino verso l'alto, Adho Mukha Svanasana, cane giù. E da qui ammorbidendo le ginocchia, sguardi in avanti, inizia a camminare con le tue mani, con i tuoi piedi fino ad arrivare all'inizio del tappetino. Piedi aperti a quanto le anche, oppure un pochino di più, afferri i gomiti e ti lasci dondolare. Le ginocchia sono morbide, la testa cade rilassata. Lentamente da qui lascia andare le mani, premi dai piedi e ti srotoli una vertebra dopo l'altra verso l'alto, la testa sale per ultima. Quando arrivi in alto le mani salgono, provano a trovare il soffitto. Ed espirando, ti riammorbidisci a terra. Premi le mani al tappetino e fai un lungo passo indietro per riportarti in Adho Mukha Svanasana, cane giù. Ti ammorbidisci un momento qui e riprendi piano piano la posizione. Da qui porta un po' di peso a sinistra, un grande inspiro, la gamba destra si solleva. Espirando, porti il piede vicino alla mano nell'affondo. Crei un pochino di spazio tra i piedi e inizi magari ad ondolarti un po' a destra, un po' a sinistra, il ginocchio dietro rimane morbido, fino a che piano piano non lo porti al tappetino. Da qui premi la mano sinistra a terra, inspiro, apro destra. E poi vado dall'altra parte, mano destra che si radica, inspira che cresce. E espirando entrambe le mani al tappetino, punti il piede dietro e stendi la gamba davanti. Lascia andare il busto. E se vuoi ti dondoli un po' a destra, un po' a sinistra, magari trovi una delicata torsione, oppure rimani più centrale. Lentamente ritorni in avanti, premi le mani al tappetino, sollevi le anche e ti porti nella piramide. Lascia andare il busto, la testa e le spalle. Le ginocchia rimangono morbide. Da qui ripieghi il ginocchio davanti, crei un po' di spazio tra i piedi, col prossimo inspiro su. Espirando entrambe le mani al tappetino, premo i palmi, faccio un lungo passo indietro, ritrovo Adho Mukha Svanasana, ammorbidisco le ginocchia, mi srotolo in avanti nella panca e ancora una volta panca laterale verso destra, mi apro, magari questa volta voglio prendere una rockstar e poi ritorno al centro, vado dall'altra parte, panca a sinistra e magari anche qua mi apro. O rimango nella mia panca, espirando, porto entrambe le mani al tappetino, scendo col petto, inspiro su ed espirando ritrovo il mio cane a faccia in giù. E prendo ancora un momento per ritrovare il mio respiro, la mia posizione. Porto un po' di peso a destra, un grande inspiro, la sinistra si solleva, apro. Ed espirando a fondo porto il piede vicino alla mano. Ancora una volta rimango con le ginocchia morbide, dondolo per qualche secondo per creare delicatamente spazio, fino a lasciare poi cadere il ginocchio destro al tappetino. Da qui la mano destra si radica, inspiro, apro sinistra, piccolo twist. Espirando vado dall'altra parte, mano sinistra che si radica, destra che cresce, apro dall'altra parte. E poi entrambe le mani al tappetino, punto il piede dietro e sposto il bacino indietro, stendo delicatamente la gamba davanti, il ginocchio rimane morbido e ancora mi ammorbidisco. Se voglio, anche da questo lato posso provare una piccola torsione.
Ma se preferisco rimanere centrale, rimango. Da qui cammino con le mani in avanti, piego il ginocchio, premo le mani al tappetino, sollevo le anche e lascio che il busto, la testa e le spalle si ammorbidiscano sulla mia gamba. Piego il ginocchio, sporto un po' di spazio tra i piedi, un grande inspiro mi solleva ed espirando entrambe le mani al tappetino ritrovo Adho Mukha Svanasana, cane giù. Ancora una volta mi srotolo in avanti e trovo la mia panca, se serve apro la posizione, cammino con le mani e ancora panca laterale destra, magari questa volta voglio provare a sollevare la gamba che sta sopra. E ritorno al centro, vado dall'altra parte, panca laterale sinistra, ancora una volta qualsiasi variazione con le gambe. Espirando ritorno al centro, mi lascio ammorbidire e inspiro su. E di nuovo, Adho Mukha Svanasana, cane giù. Questa volta lentamente cammino con le mani indietro fino ad arrivare vicino a dove sono i miei piedi. Piedi che creano una base stabile, aperti quanto le mie anche o magari un pochino di più. Col prossimo inspiro srotolo, salgo verso l'alto ed espirando affondo in Utkatasana, posizione della sedia. Porto un po' di peso indietro, bacino indietro. Inspiro, tolgo un pochino di peso, espirando entrambe le mani al centro del petto, posizione di preghiera, affondo. Inspiro su, espirando, ruoto da un lato, magari le braccia si aprono. Inspiro, ritorno al centro, espirando, ruoto dall'altro lato. Se voglio, rimango con le mani in preghiera, magari le braccia si allargano. Ancora inspiro su, ed espirando ancora una volta, twist, qualsiasi variazione con le mani. Inspiro, centro, espirando, vado dall'altra parte, qualsiasi variazione con le mani. Ancora un grande inspiro qui ed espirando lascio cadere le braccia dietro la schiena, le mani si intrecciano e provo a lasciarle cadere oltre la testa, ginocchia morbide, provo ad ondolarmi delicatamente destra a sinistra, lascio andare il collo, la testa e le spalle. Da qui sciolgo la posizione e lentamente ritorno a camminare in avanti nel mio cane a faccia in giù. Porto un po' di peso a sinistra, un grande inspiro, la gamba destra si solleva. Espirando, faccio un grande arco col ginocchio che arriva allo stesso gomito, poi trovo il gomito opposto, poi apro stesso gomito e inspiro indietro. Espirando, vado in twist, ginocchio al gomito opposto, apro stesso gomito, inspiro indietro. Espirando, porto il piede in mezzo alle mani, affondo, faccio un po' di spazio dai piedi, premo, salgo. Espirando, ritrovo l'affondo alto. Inspiro su, questa volta espirando, ruoto dal centro verso la gamba davanti. Inspiro su e di nuovo ruoto. Ancora su e ruoto, ultima volta verso la gamba. Inspiro su, questa volta mi apro, guerriero 2. Radico il tallone dietro, magari creo un po' di spazio tra le gambe e trovo il mio guerriero. Faccio un grande inspiro, mi sollevo. Espirando ritrovo guerriero 2, inspiro indietro reversa, espirando avambraccio alla coscia, braccio opposto che sale verso il cielo, ancora una volta inspiro indietro reversa, espirando angolo esteso avambraccio alla coscia, braccio opposto che sale verso il cielo, da qui chiudo le anche, porto la mano sinistra al tappetino, la destra al tappetino e mi sollevo nella piramide, lascio andare la testa, il collo e le spalle, provo a stendere delicatamente le gambe, ma le ginocchia rimangono morbide. Da qui porto un po' di un peso indietro, col prossimo inspiro cammino con le mani in avanti, sollevo la gamba sinistra indietro verso di me. Col prossimo inspiro chiudo come se fosse una piccola palla e mi sollevo verso l'alto portando il ginocchio sinistro al petto. Espirando di nuovo ritrovo il guerriero 3, mani a contatto col tappetino. E ancora inspiro, srotolo, salgo, ammorbidisco. E questa volta mezzaluna rovesciata, mano sinistra che si radica al tappetino, gamba sinistra indietro e magari mano destra che sale verso il cielo. Sguardo al pavimento, se voglio lentamente lo sposto verso l'alto. Da qui ancora srotolo, salgo verso l'alto col ginocchio sinistro. Ed espirando trovo una mezzaluna, porto la mano destra al tappetino, apro un'anca sull'altra, provo a stendere la mano sinistra verso il cielo, sguardo al tappetino, se voglio piano piano lo porto verso il cielo. Da qui piego entrambe le ginocchia, faccio un lungo passo indietro, mi sollevo nel guerriero 2
Ed espirando a fondo, inspiro indietro reverso, espirando entrambe le mani al tappetino e ritrovo Adho Mukha Svanasana, cane giù. Da qui porto un po' di peso a destra, un grande inspiro, la sinistra si solleva. Espirando, faccio un largo arco con la gamba sinistra, allo stesso ginocchio, al ginocchio opposto e ritorno indietro. Inspiro qui, espirando, vado in twist, ginocchio al gomito opposto, apro. E indietro, su. E col prossimo inspiro porto il piede vicino alla mano. Premo dai piedi, srotolo, salgo. E espirando a fondo. E per 3 volte un twist, inspiro su. Espirando dal centro, ruoto. E le braccia seguono. Inspiro su. Espirando dal centro, srotolo in twist. Ancora uno, inspiro su. Espiro, ruoto. Col prossimo inspiro mi sollevo e questa volta mi apro nel guerriero 2, radico il tallone dietro e provo ad affondare delicatamente nelle mie anche, creo un po' di spazio. Col prossimo inspiro mi risollevo e espirando scendo. Inspiro indietro reverso, espirando avambraccio alla coscia, braccio opposto che sale verso l'alto, angolo esteso. Ancora mi porto indietro reverso e di nuovo posizione dell'angolo esteso. Mi apro qui, lentamente chiudo le anche, la mano destra trova il tappetino, la mano sinistra anche, le sollevo delicatamente e lentamente ritrovo la mia piramide. Da qui porto un po' di peso indietro e col prossimo inspiro cammino in avanti, guerriero 3. La gamba destra è sollevata, le mani per il momento al tappetino. Col prossimo inspiro mi chiudo, srotolo verso l'alto e porto con me il ginocchio destro. E ritorno a terra, guerriero 3, maniche mi supportano ancora una volta sul tappetino. E di nuovo srotolo, salgo, ginocchio destro a terra, al petto. E da qua, mezzaluna rovesciata, mano destra al tappetino, gamba destra indietro. Se voglio posso provare a sollevare la mano sinistra e magari lo sguardo lentamente va verso il cielo. Piano piano ci srotoliamo ancora una volta, gamba destra al petto. E questa volta trovo una mezzaluna, mano sinistra che trova il tappetino, un'anca si apre sull'altra, la mano destra che si solleva verso il cielo, sguardo a terra o magari lo ruoto lentamente verso l'alto. Da qui piego entrambe le ginocchia, faccio un lungo passo indietro, inspiro, cresco ed espirando ritrovo guerriero 2. Inspiro indietro, reverse, espirando, entrambe le mani al tappetino, ritrovo Adho Mukha Svanasana, cane giù. Da qui col prossimo inspiro mi srotolo in una bella panca e rimango per un momento, ammorbidisco. Respiro. E quando mi sento pronto porto un po' di peso a destra, mi sollevo in una panca laterale, magari questa volta sollevo la gamba sotto e provo a stenderla in avanti. Inspirando ritorno al centro e vado dall'altra parte, apro e ancora una volta magari la gamba sotto prova a stendersi in avanti. Ed espirando ancora una volta. Mi lascio affondare nelle ginocchia, affondare nelle anche, questa volta mi apro delicatamente in un cane su o magari in un più delicato cobra con un po' più di parte a contatto col tappetino. Faccio un grande inspiro qui ed espirando ancora mi riporto per un momento in Balasana. Lentamente mi srotolo, mi porto seduto sui talloni e riprendo per un momento il contatto con il mio respiro, se l'ho perso. Faccio un grande inspiro, sollevo entrambe le braccia verso il cielo, la mano destra prende il polso sinistro ed espirando piano piano, stendo tutto il mio lato sinistro. Lentamente torno al centro e scambio, mano sinistra che prende il polso destro. Piano piano mi porto da un lato. Ancora inspiro centrale. Questa volta lascio andare le mani dietro la schiena. Inspiro, apro il petto, magari sollevo anche il bacino. Ed espirando riammorbidisco. Ricammino in avanti, premo le mani al tappetino e mi risollevo. Adho Mukha Svanasana, cane giù. Da qui porto un po' di peso a sinistra, un grande inspiro, la destra si solleva. Espirando, affondo, porto il piede vicino alla mano. Premo dai piedi, srotolo, salgo ed espirando questa volta subito in twist, rimango, faccio un grande inspiro indietro reverse,
Ed espirando vado nella mezzaluna rovesciata subito, immediatamente. Da qui lentamente sciolgo, mi sollevo, porto il ginocchio sinistro al petto. Lo lascio cadere indietro, prendo l'interno del piede e trovo piano piano una mezzaluna. E se siete fortunati come me con un muro, potete aiutarvi con l'equilibrio. Respiro profondo. Da qui ammorbidisco la gamba di terra così tanto che la mano destra trova il tappetino e posso provare piano piano poi ad aprirmi in una mezzaluna un po' particolare. Lentamente lascio il piede, faccio un lungo passo indietro, inspiro, cresco, espirando, guerriero 2, inspiro indietro, reverso, ed espirando, di nuovo entrambe le mani al tappetino, ritrovo Adho Mukha Svanasana, cane giù. Porto un po' di peso a destra, un grande inspiro, la sinistra si solleva, espirando a fondo, porto il piede vicino alla mano, premo dai piedi, srotolo, salgo e questa volta subito twist, mi apro, rimango, inspiro indietro, reverse, mezzo alla luna rovesciata, porto la mano destra al tappetino, sollevo la gamba destra e magari la mano sinistra si solleva. Da qua, piego, srotolo, salgo, gamba destra, questa volta che viene al petto con me. Lascio cadere indietro la gamba, prendo l'interno del piede, inspiro, provo a stendermi e piano piano ammorbidendo le gambe, porto il busto in avanti, premo il piede nella mano, ballerina. Da qua piego il ginocchio di terra, tanto che la mano sinistra trova il tappetino e mi apro lentamente in questa variazione della mezzaluna. Respiro profondo. E poi lascio il piede, faccio un lungo passo indietro, inspiro su e espiro a fondo. Inspiro indietro, reverse, espirando entrambe le mani al tappetino e di nuovo ritrovo Adho Mukha Svanasana, cane giù. Col prossimo inspiro mi srotolo in avanti nella panca e questa volta scendo fino a terra. Busto a terra, intreccio le dita delle mani dietro la schiena e mi apro delicatamente. Se voglio, sollevo anche le gambe e provo ad aprire piano piano qui. Respiro profondo. Se qui va tutto bene, posso pensare di piegare le gambe, prendere le caviglie o il dorso del piede e provare un bell'arco. Se la sensazione qua non è piacevole, torno magari alla posizione precedente o semplicemente anche mi rilasso sul tappetino. Va tutto benissimo. Respiro profondo. E da qui lentamente sciolgo la posizione. Premo le mani al tappetino e per un momento mi porto in Balasana, posizione del bambino. Col prossimo inspiro premo le mani al tappetino, punto i piedi, mi risollevo. Adho Mukha Svanasana, cane giù. Lentamente inizio a camminare fino ad arrivare all'inizio del tappetino. Porto un po' di peso sulle mani, apro i piedi all'esterno e affondo delicatamente nello squat. Qui posso rimanere se voglio. Mi apro ancora, uso questo spazio per aprirmi da un lato, per aprirmi dall'altro, magari per intrecciare le mani e portarle dietro la nuca e fare una leggerissima pressione, giusto il peso delle mani, per continuare ad aprirmi. Oppure, visto che io amo i bilanciamenti sulle mani, se ti senti di giocare, puoi portare un po' di peso indietro e poi portare le mani in avanti, sguardo in avanti, piegare i gomiti e magari un piede si solleva e magari si solleva anche l'altro. E poi piano piano ritornare indietro, ammorbidirti ancora un momento. E quando ti senti pronto, di nuovo, riportare entrambe le mani in avanti, sguardo in avanti, peso in avanti. E se un piede si solleva, benissimo, magari si solleva anche l'altro. Ma se non si solleva, non importa. In realtà non dà nessun tipo di extra beneficio sollevare entrambi i piedi. E magari lo riproviamo l'ultima volta, premo le mani al tappetino, sguardo in avanti e riprovo a portare un po' di peso e magari a giocare con i miei piedi, con le mie gambe, col respiro. E quando ho finito, porto le mani dietro di me e finalmente mi siedo sul tappetino. Qualsiasi piegamento in avanti, se voglio, piante del piede a contatto, magari gambe stese in avanti, faccio un grande inspiro. Porto un po' di peso indietro ed espirando mi ammorbidisco in avanti, lascio andare la testa, il collo e le spalle. Se voglio, posso provare ad ondularmi un po' a destra, un po' a sinistra, per trovare un punto perfetto
in cui magari fermarmi, rimanere, respirare per qualche lungo respiro profondo. Da qui piano piano ti risollevi e ti lasci scivolare indietro. Srotoli una vertebra dopo l'altra, portando le ginocchia con te. Le dondoli un po' a destra, un po' a sinistra. Magari apri le braccia ai lati, le lasci cadere da un lato, sguardo verso il cielo, magari dal lato opposto. O anche chiudi semplicemente gli occhi. Piano piano, da qui ritorni al centro e vai dall'altra parte. Sguarda ancora una volta verso il cielo. Se vuoi, lo porti dal lato opposto. E di nuovo riporti le ginocchia centrali. Se qui c'è ancora qualcosa che vuoi fare nella tua pratica, magari puoi portare le gambe oltre la testa in un aratro, magari vuoi trovare una candela, un bambino felice portando le ginocchia ai lati e dondolando. Sentiti libero di esplorare qualsiasi ultimo movimento che vuoi portare alla tua pratica. E quando hai finito, lentamente, ti lasci scivolare in Shavasana. Qualsiasi Shavasana, una più tradizionale, con le gambe distese, le braccia distese ai lati, o magari qualsiasi altra variazione in cui ti senti comodo, in cui ti senti di poter riposare. Mani alla pancia, magari braccia oltre la testa e qualsiasi variazione con le gambe, distese, piante dei piedi uniti, ginocchia all'esterno, magari ginocchia all'interno, piante dei piedi a contatto col tappetino. Scegli tu dove fermarti a riposare per qualche lungo respiro. E da qui, se vuoi rimanere ancora per qualche momento, hai un pochino più di tempo, rimani. Se no, inizi piano piano a risvegliarti, magari a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, magari a spostare il capo da un lato, dall'altro, e lentamente, facendo qualsiasi movimento che il tuo corpo ti suggerisce per risvegliarti delicatamente, ti muovi e piano ti risollevi con gli occhi ancora chiusi, ritrovi una posizione seduta, comoda, uguale a quella dell'inizio, magari diversa. Un punto comodo in cui fermarti un momento a riposare. Col prossimo inspiro, sollevi entrambe le braccia verso il cielo, premi i palmi al centro ed espirando riporti al centro del petto, posizione di preghiera. Premi i pollici allo sterno e ascolti il tuo cuore battere per te. E andiamo a chiudere la lezione di questa sera con tre lunghi inspiri dal naso ed espiri dalla bocca, lasciando andare tutto ciò che non serve. Inspiro profondo dal naso. Espiro, lascio andare. Inspiro profondo. Espiro. Ancora inspiro. E un lungo espiro. Lascio andare.
Porto lo sguardo alle mani e ringrazio. Namaste. Grazie a tutti, siete stati super silenziosi nella chat, quindi immagino che steste tutti praticando, bravissimi. E io come sempre ho questi fantastici capelli. Per questa sera abbiamo finito, quindi ci rivediamo poi sempre domani sera con le ragazze qui a Spazio Aries. E, sicuramente io adesso vado a prepararmi qualche ricetta gustosissima che ci ha consigliato la nutrizionista prima nella diretta di Instagram. Se non l'avete vista, guardatela che è stata super interessante. E ci vediamo con me settimana prossima. Se vi manco, avete una galleria di video con cui praticare, quindi non vi abbandoniamo mai. Vi mando un abbraccio grandissimo e ci vediamo alla prossima. Buona serata. Ciao.